Sarà battaglia in consiglio comunale per l'approvazione del bilancio preventivo 2010 del comune di Sala Consilina. Ad annunciarlo il capogruppo dell'opposizione consiliare Angelo Paladino, che dopo aver letto il bilancio del comune capofila del Vallo di Diano ha criticato duramente la politica economica messa in atto dal comune, definendo il bilancio al limite del dissesto finanziario. L'amministrazione comunale, ha dichiarato Paladino, ha redatto un bilancio dove a farla da padrone sono gli zeri. Ciò significa che per il futuro non c'è purtroppo da aspettarsi nulla di positivo. Si va avanti a tentoni e ci si limita solo a fare l'ordinaria amministrazione, per non parlare poi della situazione debitoria nei confronti delle cooperative, visto che molte di queste non vengono pagate da mesi, essendoci quindi degli arretrati significa che non ci sono soldi in cassa e da una stima approssimativa il debito ammonterebbe a circa 100.000 euro. Il sindaco Gaetano Ferrari rispedisce al mittente le accuse di inerzia mosse da Paladino. È innegabile, ha sottolineato il primo cittadino, la difficoltà che affronta l'amministrazione comunale nell'approvazione del bilancio preventivo. Difficoltà riscontrate in tantissimi comuni d'Italia, così come testimoniano le numerose proteste dei sindaci italiani. La proroga al 30 giugno 2010 concessa dal ministro dell'Interno Roberto Maroni per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali deve servire a far rendere conto di quante e quali siano le difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Se a risentirne sono anche i grandi comuni, figuriamoci un comune piccolo come Sala Consilina.